Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi questa sera. È una serata che per noi è diventata magica in brevissimo tempo. È una serata nella quale sarà protagonista il Salento, per come noi siamo riusciti a leggerlo e per come noi riusciremo a proporvelo, in una serata tipicamente salentina, nel senso che abbiamo qui davanti uno spazio che abbiamo scelto diventasse protagonista a suo modo della serata. Avete visto che si è animato improvvisamente di bande rosse, di lembi di stoffa rossi che stanno a significare nella simbologia del tarantismo il sangue, credo, non vorrei sbagliare, che è stato versato e che è diventato anima del fenomeno delle tarantate. Ci sarà per tutta la serata l'accompagnamento musicale di un gruppo straordinario a cui farei il primo applauso della serata, e vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera. Diamo fari su di loro, i Musico Re. Grazie per la vostra presenza e per aver accettato il nostro invito. La presentazione durerà davvero un minuto perché abbiamo una scaletta zeppa di appuntamenti con la musica, con il teatro e con la poesia. Vi racconteremo nel corso della serata dove ce ne andremo. Volta per volta salteremo attraverso le musiche, attraverso le danze ed attraverso gli scritti degli autori salentini più e meno noti, e cercheremo di fare in una scaletta davvero molto soggettiva un percorso attraverso il Salento letterario e non. È questo che vogliamo proporvi questa sera. Vi ricordiamo che la finalità del nostro stare insieme non è semplicemente quella di divertirci e di provare a viaggiare intorno al Salento, ma è anche quella più importante, che abbiamo già annunciato nell'appuntamento precedente, cioè ha a che fare con la beneficenza e il volontariato. Vi ricordiamo che i due enti promotori, le due associazioni che sono il cuore e il cardine di queste serate, di questo trittico di serate che si concluderà il 26 di agosto, sono le due associazioni che riconoscerete sicuramente: l'associazione Vittorio Bachelet e l'associazione Atatovos, donatori di sangue di Taviano, a cui farei un applauso. Alle vostre spalle uno stand dal quale potete dovete andare e venire appena voi avete un calo di zuccheri. Ai ballerini, ai cantanti, agli attori questo non è previsto che possa succedere, ma voi sì. Andate, nutritevi pure di ottimi dolci, più in là vi diremo chi li ha fatti, che cosa trovate e come potete rifocillarvi. Intanto lasciamo spazio subito alla prima poesia della serata, con cui tenteremo di allietarvi, e cedo il posto e la parola a chi mi seguirà. Dieta. Stefano Ria. Gioi, costai buono, non tocca con manci, se no a 60 anni spiccia che chianci. Tocca su ti, te guardi a salute, per c'è malattie su fiacche e su mute. Così, tempo reto, mi disse un dottore, che mi ha visitato a ventre e lucore. Perciò detto giorno ha giù messo di sensi. Sta a fazzo una dieta, non sta a mangio più nenzi. Mi sento più meglio, mi sento canciato. De quando non tocco più i dolci e il gelato. Mi vanno più larghe pure qua sette, de quando non mangio più carne e polpette. Moca stavo a dieta, sono nato cristiano. Mi sento leggero, mi sento più sano. Mi dicono tutte, oh, che figurino, de quando non bicio più pane e né vino. Certo, ogni tanto mi sento stonato, mi gira la capo, stavo frastornato, ma sono 2 minuti, e come di più basta che penso, beh però sta su tio. Anzi, ci provo a giù dire lo giusto, con mangio e con pioggio perso lo gusto. Sono proprio contento. Catissi tu, basta. Ci sa per sentire appena un piatto di pasta. Bravo.
si cambia. Così come il cerbiatto che sino a quel momento aveva dato prova di massimo ardimento, salendo su un cocuzzolo di appena mezzo metro, soffrendo le vertigini al solo guardar dietro, e poi improvvisamente si stacca dal suo branco e senza esitazione scala il Monte Bianco. Così come il ciclista che corre al Tour de France, sapendo con certezza di non avere chance, pedala con fatica e sforzi da calvario e vive da una vita il ruolo del gregario, e poi all'improvviso si lancia in fuga e scappa e va gloriosamente a vincere una tappa. Anche la mia signora, da sempre refrattaria a qualsivoglia impegno nell'arte culinaria e mai spintasi oltre nel prender per la gola ad una pasta al burro o al più alla pizzaiola, a questa grave pecca decise di por fine e un giorno portò in tavola e marancione chine. Beh, e allora tocca a noi. Trovamone a raduno, o tempo è già arrivato, spicciato e lundaciò. La gente ormai ha capito che noi tanimo sale, che pote insaporire quiddu che non vale. O popolo, hai visto che noi tanimo l'olio, che face scine liscio puro pesce imbroglio. Come Masaricoi che tene a foglia verde, noi tamo la speranza ci non vuole perde. U core nosciu simma una fiducia a menso a gente, come pummitoro che sprinchiula sa mente. Ciu vedi chi ne ferma, ciu vedi chi ne sconza, avanti! E ci ammanciamo, sino a frisetta sponza. We'll be right back.
pura, dove il frumento per l'arsura si china nei solchi disanimato, e nelle notti di maggio i grilli cantano inascoltati nelle desolate fenditure, nei torrioni corrosi, negli antri rugiadosi delle verdure, e nelle crepe di roccia i ragni tessono senza posa la filigrana del tempo. Questo è l'eterno silenzio, denso di rumori che nessuno ascolta, la quiete febbrile, animata di parole arcane, bisbigli del vento fra i picchi delle scogliere. Questa è la mia terra, che tra le mani eclessidera, lentamente mi scorre, con lo stesso ritmo del sangue che palpita nelle mie vene. Impressione di aver scoperto un evento felice. Ci si allontana dal molo pensando che quanto narrano le cronache non è lava impietrata, ma è ancora calda. E i pescatori d'oggi hanno solo dato il cambio a metà del viaggio.